tempi stretti per l'esame della manovra in Parlamento che è attesa in aula alla Camera da lunedì 29 maggio, tra i deputati già si dà per scontato il ricorso alla fiducia. Il testo infatti è ancora a Montecitorio in prima lettura e dovrà passare anche al vaglio del Senato, atteso entro sabato intanto il via libera della Commissione Bilancio che domani dovrebbe finire di esaminare gli emendamenti segnalati dai deputati, oltre ad affrontare alcuni nodi lasciati in sospeso come le modifiche alla tassa Airbnb. Tensioni nella maggioranza per gli emendamenti già presentati alla manovra sulla questione voucher con articolo 1 MDP che insista a voler uscire dalla maggioranza, una mossa che potrebbe creare problemi al governo se ricorrerà alla fiducia dal momento che a Palazzo Madama i senatori di MDP sono decisivi per la tenuta dell'esecutivo. Il governo vuol far rientrare dalla finestra quello che era uscito dalla porta, tecnicamente si chiama furto di referendum. Sui voucher faremo una battaglia molto forte fino a non votare la manovra. Ma anche sinistra italiana ed alcune anime del PD non sono favorevoli alle misure alternative ai voucher per le imprese sotto i 5 dipendenti, che confermano la scelta politica della precarizzazione del mercato del lavoro. Il governo sta cercando di. Raccogliere consensi intorno alla legge elettorale e sta sacrificando i voucher a questo intento, provando a reintrodurli contro la volontà di coloro i quali volevano cancellarli. Noi ci batteremo contro questo tentativo.